Allora, cos'è veramente oggi fare sport per un bambino in Umbria? Oggi fare sport per un bambino in Umbria è una sana normalità. E questa sana normalità va difesa, va ampliata, va costruita, va rafforzata. E come va rafforzata? Va rafforzata, lo diceva qualcuno prima, litigando e mettendoci passione. Fare sport, tutto sommato, non è molto differente da fare politica. Richiede due cose fondamentali. La voglia di impegnarsi, la voglia di provare a gareggiare nella correttezza, nella lealtà, nel rispetto delle regole, ma anche la capacità di riuscire a farsi valere. Prima l'assessore che ci raccontava di come si era riusciti a ottenere i fondi attraverso i 1000 cantieri per lo sport, ci raccontava questo, di come tocca litigare. È vero, tocca litigare, tocca assolutamente litigare, e nella parte, diciamo, che in quel poco che dirò a breve, vi dirò: venite a litigare con noi, rompeteci le palle, come si vuol dire, perché noi delle cose piccole a piacere, non per aprire una pagina nuova dello sport, ma per mettere un argine alla devastazione che è stata fatta negli ultimi 20 anni, 25 anni, devastazione, e lo dico con grande tristezza, a cui noi abbiamo partecipato non occupandoci di sport. Non occupandoci di sport. Abbiamo provato a mettere un freno. Come abbiamo provato? Abbiamo provato con la consapevolezza che lo sport è tante cose per un bambino dell'Umbria. Lo sport è un presidio sanitario. Prima lo diceva la dottoressa. In Italia, mediamente, teniamo fuori Calabria, Campania e Sicilia, tra il 29 e il 31% dei bambini di sotto i 10 anni sono propensi all'obesità. È un presidio nei confronti del sociale, e non lo devo dire in queste settimane in cui stiamo vedendo il terrore. Chi abita a Roma ha paura a uscire. Io ho abitato un anno e mezzo a Bruxelles, vi assicuro che, tra l'altro, ho visto cose allucinanti fatte dalla polizia belga, diciamo, una gestione della sicurezza inquietante, ma ho visto me universitario per quelle strade col terrore di quei ragazzi. Allora, quindi lo sport è sociale, e lo voglio dire con passione, perché pochi mesi fa, in una giornata, mentre oggi stiamo battendo un po' di fresco, in una giornata di caldo estremo, ci siamo con grande piacere, con l'invito di Vincenzo, ai mondiali antirazzisti a Castelfranco Emilia, che è un posto meraviglioso, ma credo anche che fosse in quel giorno il posto più caldo d'Italia. Per una persona appassionata ai dati, credo di non sbagliare, era il posto più caldo d'Italia, c'erano 43 gradi. È sviluppo perché il comune di Valfabbrica, se c'è un impianto che è vuoto, io prima stavo vedendo, meravigliandomi di quanto è bello poi questo paese, perché poi io ho il piacere di fare una cosa anche per lavoro, che è una cosa meravigliosa. Troppi dei colleghi che ho se ne dimenticano, ma fare politica è una cosa meravigliosa, perché ti porta a conoscere dei posti fantastici, e noi ce ne dimentichiamo. La fabbrica, lo cercavo su Google, mi sembra un posto meraviglioso, mi piace venirci, come tanti altri posti meravigliosi che ci sono in Umbria, in questo paese. Però l'idea che noi non si riesca a valorizzare un impianto che è semivuoto, provando a portare lì del turismo aziendale, provando a portare lì iniziative durante le stagioni, le diverse stagioni, che possono valorizzare anche quegli impianti. Guardate, a me quelli che vengono a dire che in questo paese mancano le cose mi fanno un attimo, diciamo, come posso dire, drizzare i campanelli, perché in questo paese mancano tante cose, ma manca soprattutto la capacità di mettere in relazione le cose che ci sono. Prima il presidente del CONI diceva, ci si raccontava un po' tutti, di come tutto sommato in Umbria ci siano molti impianti, tanti altri purtroppo non sono
posso dire, non sono pienamente sfruttati perché sono tuttora hanno delle coperture che non funzionano, delle caldaie che sono del 74, come si diceva prima. Allora, noi abbiamo provato a porre un argine anche in questo. Un argine, non abbiamo fatto cose, abbiamo provato a porre un argine. 1000 cantieri, 150 milioni di investimenti, 150 milioni del credito sportivo per il finanziamento in 15 anni, 500 per i 500 impianti sportivi di base, 500 impianti sportivi. Di due giorni, di tre giorni fa, perché oramai è il 28, di tre giorni fa è il bando per i 100 milioni per gli impianti dello sport in periferia, di cui si è fatto un lavoro, devo dire, molto molto buono, perché non solo si è reperito in questo momento ulteriori 100 milioni, ma perché anche si sta lavorando per destinarli in una maniera che secondo me è adatta, cioè 20 milioni saranno destinati alla, probabilmente, diciamo, quasi sicuramente, alla riconversione, alla ristrutturazione, alla riconversione degli impianti periferici romani in vista della candidatura di 2024, 80 milioni andranno sugli impianti di periferia, e gli impianti di periferia non saranno solo quelli che saranno, come posso dire così, proposti dal CONI, che ha lanciato un censimento importantissimo, che un po' va a rilento, ma che ha lanciato un censimento importantissimo e da cui prenderemo una grande mano, ma saranno anche 100 milioni che verranno gestiti attraverso le iniziative che i comuni si sentiranno di patrocinare e di portare all'attenzione del dipartimento competente, perché laddove ci sono delle iniziative meritevoli, lì si torna a quello. Cioè, noi dovremmo ovviamente avere l'opportunità e avremmo le leve, purtroppo non sempre riusciamo a essere così, a arrivare con il nostro sguardo così capillarmente sul territorio e quindi a capire che a Valfabbrica c'è un problema, ma lì rientra quella logica lì, rientra non l'essere litigiosi, ma involontariamente l'essere presenti. Ecco, fate sì che Sergio, che fa un lavoro meraviglioso, Giacomo, che è fuori classe, rompetegli le palle, perché questo è il nostro lavoro. Diversamente il nostro partito non ha senso, anche se è l'unico partito che è rimasto in questo momento, ripeto, in questo momento, perché poi in politica i vuoti si colmano. Ecco, noi siamo qui per questo, e per questo mi fa piacere dire che di Orvieto sapevo, e credo che faremo anche cose belle nel prossimo futuro. Delle cose le stiamo facendo: i 100 milioni, i 1000 cantieri, i 500 milioni per la rigenerazione urbana, perché lo sport è un pezzo fondamentale del welfare, ma è un pezzo fondamentale che tocca anche la sicurezza, perché togliere un muro, mettere una rete in cui si può vedere e lì fare un impianto di prossimità, un playground, un posto dove si gioca a basket con due, quegli americani che si vedono nei film, no? Quello dà sicurezza a un quartiere, illuminarlo dà sicurezza a un quartiere. E in Umbria forse può essere diverso, ma già nelle città metropolitane è un problema. Allora lì abbiamo messo 500 milioni, chiedendo scusa perché li abbiamo tolti all'IRES, però abbiamo capito che 500 milioni adesso era più opportuno che li portassimo lì, come 500 milioni per la cultura, perché lo sport è cultura. Perché quando tu hai un bambino, quando noi ci troviamo con bambini che a 4 anni, 5 anni fanno le scuole, cominciano la scuola, 5 anni cominciano la scuola primaria, e ti trovi con 15 bambini italiani e 15 bambini che non sono di nascita italiani e che naturalmente hanno il bilinguismo e hanno un italiano che zoppica, è più semplice che tu gli insegni le prime cose facendogli ruzzolare una palla davanti. Per cui è importantissimo che il CONI riesca qui ad aiutare, anche se non è il suo core business, riesce a supplire molte volte, a volte anche troppe, ma molte volte riesce a fare cose meravigliose, come il raddoppio delle, contribuire al raddoppio delle ore. Il CONI del Friuli sta facendo, ha portato avanti da 3 anni un'iniziativa del genere con il Movimento 3S,
non sono istruttori, non sono insegnanti specifici, ma sono istruttori, e comunque ci si prova. Perché tutto questo, se poi uno va a chiedere cos'è lo sport, beh, lo sport è tutto questo.